Buongiorno a tutti i tifosi dell'ASP, lo so che è un momento difficile, però domenica giochiamo in campagna, siamo vicini, ci dobbiamo andare, andiamo a piedi. Ho telefonato al presidente Aurelio De Laurentiis e dopo un quarto d'ora che telefonavo, che avevo telefono, mi rispondeva, diceva tu, ci ho detto, ma che cos'è sta conferenza? A un certo punto mi fa, pronto, ci faccio Aurelio, dove sei? Mi fa, sono Hollywood, come ha detto Hollywood, ho chiuso subito. Mi ha richiamato lui e non ci ho risposto. Non è che tutto quanto a spese mie deve essere. Ci ho mandato un WhatsApp e mi ha risposto chiamami che con WhatsApp non spendo niente. Così iniziamo a ragionare. Cioè, Aurelio, senti una cosa. Ma tu ci sei alla partita Aspro-Napoli? Mi ha detto sì che ci sono, vengo anche perché vengo giù e mi porto Kevin Costner, mi porto pure Silvestre Stallone, ci ho detto allora, visto che ci sei, porta pure Schwarzenegger. Mi fa, perché? C'ho la porta che è da spostare, o un muletto non ce la fa. Dice, ma mica puoi far fare sti lavori qua a Schwarzenegger. Ci ho detto, hai ragione, soltanto la porta sarebbe proprio umiliarlo. Un bancale di mattoni e un bancale di pietre. Telefono a Sarri e ci faccio, Sarri, complimento, ho saputo che hai vinto la panchina d'oro. Ci faccio, ma un tavolino quando tu lo danno? Dice, un tavolino ce l'hanno dato Allegri. E ho detto, vabbè, mica puoi vincere tutto l'arredamento tu, Sarri, ricordati che l'unico che mi fa paura della tua squadra è Hamsik, quello che c'ha la cresta come un T-Rex, che quello è pericoloso quando cammina, Sarri, noi domenica dobbiamo giocare allo stesso livello del mare. Anzi, dico una cosa, Insigne non gioca con te, gioca con noi, perché dobbiamo essere sicuri che almeno pareggiamo. E non credete di fare una passeggiata con noi, perché noi lotteremo fino all'ultimo secondo della partita. Perché non è che c'è Diego in campo, perché ricordati che solo dove c'è Maradona c'è gol. E mio caro Sarri, non credere che i nostri non li stiamo facendo allenare, li stiamo spremendo come i bergamotti. I nostri stanno facendo nuoto, pallanuoto, stile libero, dorso, rana, stanno facendo tennis, ping pong. E stanno facendo calcetto a 8, calcetto a 5, arrampicata a roccia, stanno facendo picchettaggio, scivolato a rotoloni, rozzoloni per terra, capito? Tiro all'arco, tiro con le freccette, che è arrivato uno e mi fa, signor presidente di sabato, ma questo non è un tipo di allenamento per i calciatori. Ci ho detto, lo so, ma però visto che perdono sempre, almeno i ragazzi si divertono. Oggi quelli dell'ANAS mi hanno chiamato dicendo, signor Domenico Di Sabato, c'è un problema grosso, sulla Salerno Reggio Calabria ci sono code. E ci faccio, che è una novità, sono 40 anni che ci sono code sulla Salerno Reggio Calabria. Sì, ma ci sono code di persone a piedi, 8 milioni di persone a piedi stanno andando a Napoli a vedere Aspro Napoli. Cioè, a me qual è il problema? E qual è il problema? È che hanno preso un biglietto solo al casello e sono passati 7 milioni e 990.000 persone. Ma quello è il mimo che ha voluto fare un scialatore, capito? Ha preso un biglietto e ha pagato tutto per lui. Perché i tifosi dell'Aspro sono una cosa sola. E per recuperare un po' di spese, a tutti gli 8 milioni di tifosi ci ho fatto fare l'ambo su Napoli, secco, 16,90. 16 è un culo, perché per vincere contro il Napoli ci vuole culo. E 90 è la paura, perché il Napoli è un grande squadrone e fa paura. Aspro Calcio. Con te.